Un cordiale saluto a tutti gli ascoltatori, in particolare i giovani. Naturalmente siamo nella novella dell'Immacolata, allora questa sera vorrei parlare della Madonna, anche perché è lei che nel disegno di Dio è stata chiamata a schiacciare la testa al serpente, e quindi è lei che ci aiuta nella tentazione, è la nostra forza. Nella tentazione il nemico, l'avversario che ci tende insidie, la Madonna ce le svela, ci preserva, e quando cadiamo ci tira fuori dalle trappole in cui cadiamo. La Madonna è un grande dono che Dio ha fatto all'umanità, ma questo dono forse non l'abbiamo ancora compreso in tutta la sua grandezza. E anche, naturalmente, Maria, dono di Dio, è una tematica che noi abbiamo imparato a meditare soprattutto Giovanni Paolo II, quando lui più volte ci ha fatto meditare sul dono di Gesù in croce, quando ci ha fatto Maria come madre. Allora Giovanni Paolo II è tornato infinite volte su questa tematica, cioè che sulla croce, affidandoci attraverso la persona di Giovanni alla Madonna, nella persona di Giovanni è stata affidata tutta la Chiesa, perché Giovanni era il discepolo per eccellenza, quindi tutti i discepoli e tutti gli uomini sono stati affidati al cuore di Maria. Nel medesimo tempo Gesù invita Giovanni ad accogliere questo dono, cioè ad accogliere Maria come madre, e Giovanni la prende nella sua intimità, dice il Vangelo. Però se ci si ferma soltanto su questo quadro, sembra che il dono di Maria ci sia stato fatto sulla croce. Il dono di Maria all'umanità viene prima dalla croce, e come promessa di questo dono è già all'inizio della storia dell'umanità, perché dopo il peccato originale, che è uno dei dogmi chiave della Chiesa Cattolica, cioè è uno dei dogmi più, normalmente i dogmi sono quelle verità che Dio ci ha rivelato attraverso la sua parola e che la Chiesa poi ha definito come verità di fede. Questo è il dogma. Indubbiamente il peccato originale è uno dei dogmi principali, perché è quello che ci rivela, ci spiega perché siamo così tribolati. Questo è l'uomo, cioè l'uomo è un povero uomo. L'uomo è soggetto a mali fisici, mali spirituali, mali morali, incredibili, a tribolazioni incredibili. La vita è una grande avventura. Se manca una traversata in un mare tempestoso, se manca la luce della fede, umanamente parlando, il naufragio è assicurato. E siamo di fronte a questo mistero dell'esistenza, che è che è facile percepire, anche i bambini lo percepiscono. Prima non c'ero, adesso esisto perché esisto. Poi scopri che morirai, poi scopri che la vita è piena di tante tribolazioni, soprattutto la più grave di tutte è il peso del male, il peso del peccato, il peso della cattiveria, dalla quale non riusciamo a liberarci. Adesso c'è l'illusione che ci salva la scienza. Cosa che ci salvi la scienza? Cioè, secondo te, è inutile che stiano lì a fare gli alambicchi che ci dicono che hanno trovato l'enzima della bontà, l'enzima della generosità, l'enzima, non so io, magari ne avremo tanto bisogno di questi enzimi, ma non esistono. Anzi, quando hai lavorato sugli embrioni per far sì che nascono dei ragazzi belli e buoni, sono quelli che appena sono usciti ti ficcano il dito nell'occhio. Non esiste nulla che renda buono l'uomo. Pensiamo al grande inganno del comunismo, no? Che in fondo è un'eresia nata sul terreno cristiano. Cioè l'inganno, l'autoinganno di costruire l'uomo nuovo. L'uomo nuovo con, naturalmente via la religione, via Dio, via l'anima, capito? L'uomo nuovo con l'educazione, eccetera, eccetera. Cioè, e così via. Adesso c'è
Adesso l'uomo nuovo si fabbrica, adesso l'uomo nuovo si fabbrica in provetta, fabbricando gli uomini perfetti, non come quelli della natura che sono imperfetti. Tu, poi anche qui la stupidità umana, perché tu pensa che a livello di... Dunque, adesso progettano l'uomo perfetto, l'uomo che non ha i nostri guai, ma chi è che lo progetta? Uno che è inguaiato. Ma allora cosa vuoi che tiri fuori uno che è inguaiato? Da ciò che è suo, faranno dei figli che sono peggiori dei padri. Cioè la storia dell'umanità è proprio questa, è la storia dei tentativi dell'uomo di salvare se stesso, che ha prodotto a nulla. Difatti abbiamo fatto, voi pensate in questi ultimi, in quest'ultimo secolo, enormi progressi dal punto di vista materiale. Io mi ricordo che quando incominciamo con Radio Maria, se considero com'era la mia vita 20 anni fa, adesso c'è da mettersi le mani nei capelli. Cioè, il lavoro, io dico ai miei collaboratori, ma scusa, prima eravamo qui in due, facevamo tutto e c'erano più offerte di adesso. Dico, adesso siamo qui un sacco di persone e non riusciamo a stare dietro a niente. E studio, ma per forza, dico, io mi devo spulciare circa 1000 email al giorno, che mi arrivano attraverso il computer, perché molti sono spazzatura, ma tu devi guardare, devo guardare che sono spazzatura, capito? Allora, 20 anni fa neanche mi sognavo di perdere un sacco di tempo, chiaramente sono le opportunità, ci sono quelli che cioè l'opportunità di fare del bene, di rispondere, però voglio dire, e il mondo si è trasformato in un modo incredibile, incredibile come si è trasformata, come si è trasformata la vita. Basti pensare che negli ultimi 100 anni la nostra vita è raddoppiata come età. Prima si moriva molto giovani. Io mi ricordo quando sono arrivato in Africa, la prima cosa che mi ha colpito, sono arrivato in Africa negli anni 70, andammo, mi portarono a visitare il cimitero, il cimitero dove c'erano i missionari, no? La media dell'età dei missionari, che la media era di 30 anni. Pensate, perché dopo 4-5 anni che erano giù morivano di malaria. Questo per dire come il mondo si è radicalmente trasformato, incredibilmente trasformato, ma è diventato più buono, è peggiorato. Sicuramente è peggiorato, perché guarda che è difficile trovare in giro una persona buona. Stai bene attento a non forare la gomma quando sei sull'autostrada, sulla strada, perché nessuno si ferma. E se ti avvicini, io mi ricordo una volta, no? Mi è uscita una cosa che mi ha aperto gli occhi. Mi ricordo che una volta sono andato, siamo in Salvagia di Sant'Ambrogio, mi viene in mente che a Milano c'era il ponte di Sant'Ambrogio e ho portato i ragazzi a sciare. Ho portato i ragazzi a sciare dalla mia parrocchia, 50 ragazzi, ma è venuto giù tanto di quella neve, una cosa incredibile. Per cui eravamo sul Monte Porra, nella valle bergamasca, e mentre scendevamo giù col pullman, la neve era talmente alta che il pullman si è scivolato, stavo andando contro, e dico scusa, gli ho detto, calmati lì, gli ho detto, scendiamo tutti i ragazzi e andiamo giù a piedi, 5 km, di notte poi, alle 5 c'era già buio, allora andiamo giù piano, solo che un gruppo andava troppo bene, è rimasto indietro, i più piccolini, io andavo avanti a fare strada, arrivo giù in fondo, manco un gruppo. Allora, però nel frattempo spalavano, eccetera, quindi qualche macchina passava. Arrivo giù in fondo, dico, c'è una macchina che sta per andare su, dico, scusate, sono un sacerdote della diocesi di Milano, la mia parrocchia è là, ho portato giù questi ragazzi, me ne sono rimasti su indietro un gruppo, mi potete accompagnare su? La signora che era lì vicina ha cominciato a strillare, chiudi con la porta, chiudi al marito, chiudi con la porta, ma sei matto, ma chi è questo qua? Toccavo il portafoglio, toccavo la forzetta. Dico, ero lì in questa condizione. Ma una cosa che ha dell'incredibile. Questa è la situazione nella quale viviamo oggi. Cioè, stiamo bene, ma siamo murati, siamo diffidenti, siamo anche cattivi addirittura. Io dico, chi ci salva? Chi ci salva? Guardate che veramente questa è la condizione umana, Per quello che dico, che è veramente illusorio pensare che il mondo si salvi da solo. Non si salva da solo. Non riusciamo a migliorare da soli. Senza la grazia possiamo fare niente. Allora, perché faccio tutto questo ragionamento? Per dire che l'unica persona che mi interessa è la Madonna. Cioè l'unica persona che ha sempre attirato il mio interesse,
A parte Gesù Cristo, che certamente è qualcosa di così grandioso e profondo che va al di là di un interesse umano, perché in Cristo veramente, guardando la sua umanità con gli occhi prima della ragione e poi della fede, ti apri al mistero di Dio che si è fatto uomo. Però Gesù Cristo è Dio che si è fatto uomo, il suo io è un io divino. Ma quando la Madonna, e a me la cosa della Madonna mi ha sempre affascinato, e non finirà mai di affascinarmi, e non finirà mai di interessarmi, perché tu guardi la Madonna, è l'unica persona che è diversa da tutte le altre. È l'unica persona che non condivide la nostra condizione umana di perdizione. Quello che voglio dire è che questo dono Dio ce l'ha fatto quando è stata concepita lei, non quando sulla croce ce l'ha fatta come madre. Quello era il punto di arrivo, ma il miracolo dei miracoli è avvenuto nel momento in cui Maria è stata concepita. È stata concepita dai suoi due bravi genitori, che si chiamano Sant'Anna e San Gioacchino, beati loro. È stata concepita senza peccato originale. Ma la fantasia di Dio è incredibile, cioè Dio creatore fa cose impensabili, incredibili lungo il corso della storia, cioè ha creato un essere umano sano e salvo come era Eva prima del peccato originale. Guarda che questa è la verità, cioè non è che com'era l'essere umano prima del peccato originale? Certamente la scrittura ce l'ha rivelato, nel libro della Genesi c'è scritto che erano in amicizia con Dio, che avevano il dono dell'immortalità, avevano ripieni della grazia, della santità di Dio e i doni dell'immortalità, della sapienza, dell'integrità, dell'assenza del dolore, eccetera. Questa esistenza umana, uno dice, ma è un mito. È un mito, capito? Chissà se è vero. Poi ti mettono giù i primi progenitori che siamo due scimmioni, come fai a credere? Dico, se sono quelli, capito? Allora, cioè il dipingere i progenitori come due scimmioni lo fanno apposta per negare il peccato originale. Ma io dico, potrebbe anche essere, ma dopo che sono uscito dal paradiso terrestre, non prima. Perché il peccato abbruttisce. Allora, quello che colpisce è che com'era l'essere umano prima del peccato non è un mito, è una realtà, e Maria è Santissima. Perché il dogma dell'Immacolata, il punto focale di questo dogma, sapete cos'è? È il fatto che è stata concepita senza peccato originale. Per cui, se i nostri progenitori non avessero peccato, noi come saremmo? Se i nostri progenitori non avessero peccato, noi saremmo come era la Madonna quando è stata concepita. Certamente poi la Madonna ha avuto grazie straordinarie in vista della sua maternità, indubbiamente. Ma a prescindere dalle grazie straordinarie, la Madonna è nata con una grazia ordinaria, quella che aveva anche Eva, che aveva anche Adamo, e cioè l'amicizia di Dio, la santità, la santità, l'assenza di ogni ombra di peccato. Quindi com'era l'essere umano prima della caduta originale, noi lo vediamo in Maria Santissima nel momento in cui è stata concepita. Cioè guardate che Dio non molla, non molla, cioè Dio ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza, l'ha elevato in grazia, gli ha fatto questi doni straordinari, Satana ha rovinato tutto, ma Dio non ha ceduto. Non ha ceduto, ma vorrei dirvi, attenzione, voi dite, ma una sola creatura, certamente, è l'unica creatura esentata dal peccato originale, ma è anche la nuova Eva, perché lei, essendo esente dal peccato originale, è quella donna che dà origine alla nuova umanità. E quella nuova umanità è siamo noi che con la grazia ci viene rimesso il peccato originale, i peccati personali, diventiamo santi, immacolati, siamo membri di Cristo, siamo di nuovo figli di Dio, predestinati al paradiso. Questa è la nuova umanità. Ma questa nuova umanità è data da una donna ben precisa, che è quella concepita senza peccato originale. C'è un dono di Dio straordinario.
Dico, come faccio io a passare la giornata, dico, a vedere, diciamo così, le figlie di Eva, che sono tutte uguali poi. Cioè, sai che sapete che c'è il detto che dice tutte le donne sono uguali? Ogni tanto c'è la battuta, no? Mi ricordo la prima volta che andai a Medjugorje, primi 2 o 3 mesi, e dunque, il primo anno aiutavo Maria nelle traduzioni. A un momento arrivarono dei gruppi di amici e sparì per 2 ore, non so dove andare, e mi dice, fra un quarto d'ora arrivo. Io aspetto 2 ore con un sacco di gente, dopo 2 ore arriva fuori e dice, ah sai, tutte le donne sono uguali. E io ho risposto, eccetto una. Eccetto una. Non è vero che tutte le donne sono uguali, ce n'è una che è diversa. Capito? Questa è una diversità talmente radicale che merita tutta la nostra attenzione, tutto il nostro amore. Perché? Perché è l'esistenza umana sana e salva. Allora, l'unico essere umano che è diverso, radicalmente diverso, che è sano, che è salvo, che è puro, che è come Dio l'ha creato, l'ha concepito fin dall'inizio, come Dio ci ha voluto, è la Vergine Maria. Questo è il grandissimo dono che Dio ha fatto all'umanità. Cioè un essere umano sano e salvo, puro, immacolato, senza peccato, ripieno di Dio, predestinato alla vita eterna. È la nuova umanità, è una cosa, cioè, è veramente, uno guarda la Madonna, vede l'umanità com'è che era prima del peccato originale. Naturalmente la Madonna poi ha avuto grazie speciali ben più grandi di quelle che ebbero i progenitori. Cioè, i nostri progenitori ebbero la divina amicizia. Il Catechismo della Chiesa Cattolica tiene a precisare che i nostri progenitori hanno avuto come primo dono la vita di Dio, cioè la vita della grazia. Allora, i nostri progenitori ebbero la grazia, la vita intima di Dio, che era il massimo dono che uno potesse ricevere. La Madonna, oltre a questo dono della grazia, di essere esente dal peccato originale e della grazia santificante, ha avuto doni eccelsi in vista della sua divina maternità, quindi ha avuto doni più grandi dei nostri progenitori, ma il dono basilare, quello della grazia, l'ha avuto lei e l'hanno avuto anche loro. Certo, loro non sono pieni di grazia come Maria Santissima, che ha avuto grazie speciali in vista della sua divina maternità. Guardate che il peccato originale non è una storiella, capito? Il peccato originale è la chiave di interpretazione della tua esistenza oggi. Cioè tu, se vuoi capire te stesso, vuoi capire perché sei oscurato nella mente, perché hai l'inclinazione al male, perché pecchi, perché fai propositi e poi non li mantieni, perché sei infedele, perché sei soggetto a sbandamenti, perché perdi la fede, perché qua, perché là, sappi che tutto questo è spiegato dal fatto che dentro di te c'è il veleno del serpente, che la tua natura umana è stata ferita, dice il Concilio di Trento. Lutero addirittura dice che è stata deturpata e corrosa e marcia, esagerando come se noi non fossimo liberi, però è stata certamente gravemente ferita. E anche quando riceve il battesimo e diventò di peccato e si è rivestito di grazia, sappi che in te c'è la spinta al male. Capito? Il peccato originale ce l'abbiamo dentro, dentro, e lo sentiamo 25 ore al giorno. E io me ne accorgo tutte le volte che mi voglio pigliare in mano qualcosa e dare sulla testa a qualcuno. Capito? Quello è il peccato originale. Ce l'abbiamo dentro. Ce l'abbiamo dentro. Nonostante la grazia. Anzi, ci ha lasciato dentro questa tendenza al male, Dio. Perché attraverso il combattimento spirituale e l'aiuto della grazia, noi ci salvassimo non solo per l'aiuto con l'aiuto di Dio, ma anche per il nostro merito, per nostra corrispondenza, per nostro impegno, per nostra buona volontà, giusto? Allora, è questo che è il grandissimo dono di Dio, ci ha dato la Vergine Maria. Vorrei sottolineare questo dono esistenziale, perché noi, non so come dire, la devozione alla Madonna è una bella cosa, però questa devozione deve essere alimentata dalla comprensione di chi è la Madonna. Cioè, sotto il profilo esistenziale, è qualcosa di straordinario. Cioè la Madonna è una creatura pura, pura, sana, salva, trasparente, pulita, sincera, piena di amore di Dio, piena di amore del prossimo, piena di bontà. Non c'è nulla di pacato.
Ti puoi mandarli tutti di 07 che vuoi tu, esaminarla, studiarla, vederla, mandali pure quel che vuoi tu, non li trovi niente. State tranquilli che tutti noi abbiamo gli scheletri nell'armadio, tutti, nei cassetti, dappertutto abbiamo scheletri, che se il Signore ci illumina, quando Dio ci illumina, per carità, ci fa vedere fogne infinite. Dio ogni tanto le faceva vedere i santi. Quanti, sapete perché i santi dicevano che erano dei poveri peccatori? Perché Dio faceva vedere quel che erano e si spaventavano. Ma questo è l'essere umano. Allora, la Maria è l'unica creatura, cioè tu hai di fronte una creatura che è trasparente, che è piena di Dio, che è diversa da tutti noi, ma è qualcosa di straordinario. E quindi tu vedi la creazione come Dio l'ha voluta. E poi tu guardi te stesso e vedi la creazione come noi ci siamo conciati. Capito? La bellezza del cristianesimo è che è una realtà esistenziale, cioè io non credo in alcune verità di fede, io credo in Gesù Cristo, in una persona. Credo in una persona, credo a una persona, accolgo una persona, mi incontro con una persona, stringo amicizia con una persona, amo una persona, mi inginocchio davanti a una persona, chiedo perdono a una persona. Mica sono un buddista io, eh. Con chi prega i buddisti? Con chi pregano, secondo voi? Quando meditano? Con chi pregano? A chi si rivolgono? È talmente grande il bisogno di parlare con qualcuno che è trascendente, che la più grande corrente del buddismo ha fatto di Buddha un Dio con cui parlare. Mentre il buddismo è una forma di meditazione che esclude Dio e l'anima. Cioè noi abbiamo, cioè il cristianesimo è questa realtà esistenziale. Ora la Madonna perché è straordinaria? Perché è una creatura tutta pura. È quella creatura che noi eravamo prima del peccato, che era nel disegno di Dio. Ma se fosse solo questo, direi, cavolo, l'abbiamo fatta grossa. Non c'è più speranza, capito? Sarebbe un rimpianto, ma con Dio non ci sono i rimpianti. Perché Dio ci ha dato, dandoci la Madonna, ci ha dato una creatura come lui l'aveva concepita l'esistenza umana. Adesso ce la mette davanti per dire come sarà la nostra esistenza. Cioè la Madonna è ciò che noi eravamo prima del peccato, è ciò che noi saremo. Cioè in cielo noi saremo non solo con Maria, saremo come Maria. Saremo come Maria, come lei ha detto, siate mie immagini già qui sulla terra. Chi si sforza di essere sua immagine qui sulla terra sarà come Maria, quindi l'esistenza umana salvata. Eternamente giovane, eternamente bella, eternamente piena di Dio, eternamente piena di amore, eternamente piena di felicità. La Madonna è ciò che noi eravamo prima del peccato ed è ciò che noi saremo in paradiso. È l'esistenza umana redenta, compiuta, capito? La Madonna ci rappresenta la nostra origine e il nostro fine. Per cui io per capire me stesso, come Dio mi ha concepito, guardo Maria. Per sapere dove andrò a finire, guardo la Madonna. Capito? Per sapere come andrò a finire, guardo la Madonna. E per arrivare là dove c'è lei, mi faccio prendere per mano. Scusate, secondo voi, a chi io dovrei rivolgermi per essere santo, puro, immacolato? A chi? Chi è l'unica persona pura, santa e immacolata? Chi? Non è che dove vado? A chi mi rivolgo? A Carla Bruni, non lo so. Per dire, sono cose che... A chi mi appiglio? Dove ci appigliamo? Ovunque metti la mano ti rimane in mano un cadavere. Ti grappi, ti rimane in mano qualche, capito? Qualche osso. No, ragazzi, non si può. Allora, per quello che dico, la devozione alla Madonna, sì, è bella, purché si capisca il grandissimo dono che Dio ci ha fatto attraverso di lei. E Dio ha avuto fretta di farci sapere che la vittoria di Satana nel paradiso terrestre era qualcosa di molto provvisorio,
Difatti, quando dopo l'ha cacciato dal paradiso, il paradiso resterà terra. Era un luogo della terra, ma tutta la terra era un paradiso terrestre, perché era santa, perché c'erano due santi, Adamo ed Eva erano due santi, pieni di Dio, era santa la terra. La cacciata vuol dire la perdita di quella condizione umana, che da condizione umana santa è diventata una condizione umana peccatrice. Capito? Questa è la cacciata, la perdita di Dio, la trasformazione della terra nel dominio del principe di questo mondo. Ma già subito, quando si rivolge al serpente, Dio dice: porrò inimicizia fra te e la donna, perché non si può assolutamente, io credo che sia sbagliato sottovalutare il ruolo della donna nella perdita nella perdizione dell'umanità. Cioè, guardate la scrittura, ragazzi, la verità è questa: la scrittura evidenzia il ruolo di Eva nella perdita, nella perdizione. Ha avuto un ruolo determinante, perché lei ha tradito, lei ha indotto Adamo a tradire. Questa è una rivelazione, ma non è una storiella, è la verità. Cioè, la donna ha tradito, ma Dio non ha accettato che la donna passasse come quella che fosse la rovina. Ha voluto che lei, la donna, fosse la redenzione. Capito? Fosse la redenzione. Ecco perché ha detto, incinzia però fra te e la donna. Cioè, quella che tu hai sedotto, ingannato, e con quella sei riuscito a rovinare l'umanità, io con la donna redimo l'umanità. Con la donna redimo l'umanità. Ma questo Dio l'ha detto fin dall'inizio. Porrò inimicizia fra te e la donna. E chi è questa donna? Guarda che impressionante questo testo della scrittura. Cioè, guarda che impressionante. Altro che Corano qui. Scusate, ma queste sono cose da pensare. Cioè, questa frase è stata scritta molti centinaia di anni prima che venisse Gesù Cristo. Guardatevi in giro. Cioè, guardatevi in giro. Perché, guarda che c'è una sola donna. Cioè, al mondo c'è una sola donna, la Maria, vai dappertutto, in tutte le religioni c'è la Madonna. Anche l'Islam non sa più cosa fare, perché sono Madonna, pari pure i musulmani. L'ha fatto in Egitto, l'ha fatto in Libano. A voi tu lanciare le fatue, non riescono a frenarli. Perché da dove vanno? Da chi vanno? Chi fa i miracoli? Chi fa le guarigioni? In Libano, la Madonna, passa poi il musulmano, l'ha guarito qualche anno fa. Al centro del Libano si è creato un pellegrinaggio di cattolici e musulmani, ma irrefrenabile, fino a 1 milione di persone all'anno, su 4 milioni di persone che sono libanesi, che vanno a chiedere grazie alla Madonna. Ma chi è la donna oggi per eccellenza? La donna luminosa, la donna che è speranza dell'umanità, la donna che è pregata, che è seguita, che è amata, che muove le folle. Chi? È la Madonna. È la donna per eccellenza, e la profezia dice: porrò inimicizia fra te e la donna. È lei che è qua oggi, per esempio, è qua in questa nostra stagione della storia, è qua per salvare l'umanità dall'ennesimo attacco del serpente che vuole distruggerla. E pensate anche, a me ha sempre colpito le profezie sono una cosa seria. Cioè, voi pensate, mettetevi il pane della Madonna, che è una ragazza di 15 anni, 16 anni. Quindi immaginate voi. Una ragazzina, una giovinetta di un paesino oscuro, sconosciuto come Nazareth, la quale va dalla sua cugina Elisabetta e dice 2000 anni fa: tutte le generazioni mi chiameranno beata. Oh, questa frase è stata scritta 2000 anni, pronunciata 2000 anni fa, è scritta contemporaneamente, in pratica. Pensate che realizzazione. È vero o non è vero che tutte le generazioni mi chiameranno beata? Quindi abbiamo a che fare con questo grandissimo dono di Dio all'umanità, che è questa donna straordinaria, esente dal peccato originale, piena di grazia. Allora, questo dono Dio l'ha fatto all'umanità, l'ha promessa all'inizio della storia, per cui la Madonna, come promessa,
ha accompagnato l'umanità fin dal principio, cioè dalla cacciata della apparizione terrestre, questa promessa che da lei sarebbe nato il seme che avrebbe schiacciato la testa serpente, questa promessa accompagna tutta la storia dell'umanità. È una cosa meravigliosa. No, questo ve lo dico perché se quelli che cercano Dio volessero cercarlo, hanno i segni anche razionali, hanno le motivazioni razionali per credere, se vogliono credere. Allora questa promessa si è realizzata nel momento in cui Maria è stata concepita. E qui proprio il dogma dell'Immacolata è proprio questo, cioè che nel momento del suo concepimento e che sta fin dal primo istante del suo concepimento è stata esente dal peccato originale. Questo è il dogma dell'Immacolata. È l'unica creatura senza peccato. Poi si deve aggiungere, è piena di grazia, cioè elevata in grazia in un modo straordinario, come nessuna creatura è stata elevata in grazia, per cui la santità di Maria da sola è infinitamente maggiore a quella di tutti i santi messi insieme. Ma dico, scusate, c'è da essere gelosi. Io dico, un bambino che guarda la bellezza di sua madre, secondo voi è geloso? O è ammirato? O è ammirato? O non cessa di contemplarla? È più santo di tutti i santi messi insieme. Allora, qual è la grandezza del dono che Dio ha fatto sulla croce? È il fatto che il dono dell'Immacolata, cioè della nuova Eva, dalla madre di tutti i viventi, di colei che è ciò che noi eravamo e che è quello che noi saremo, è avvenuto nel momento del concepimento. Allora, attenzione, qual è l'importanza del dono che Dio ci ha fatto sulla croce? Allora, il dono di Maria come madre dell'umanità, il dono di Maria come nuova creatura è fatto nel momento del concepimento. Sulla croce cosa ha fatto Gesù? Ha fatto qualcosa di straordinario. Cioè, uno potrebbe pensare, difatti ci sono certi mariologi non molto devoti che fanno questo ragionamento. Se Dio dovendosi scegliere una madre, si è scelto la più bella possibile, la più santa possibile, la più elevata possibile. E io dico che bella egoista però, Capito? Potrei dire così. Chi di voi, dicevo di predicatore una volta, chi di voi, se potesse scegliersi la madre, non si sceglierebbe la più bella di tutte, la più santa di tutte? Ecco, allora Dio si è scelto la più bella e la più santa. Ma ragazzi, Gesù Cristo sulla croce, sua madre ce l'ha data a noi. Cioè questo è il concetto da afferrare. Cioè che Gesù Cristo, a tempo della sua vita, era così contento di sua madre, l'ha ritenuto un dono così grande per sé, ha visto come ha adempiuto il compito di madre verso di lui, ne è rimasto talmente, specialmente dopo che è salita con lui sulla croce, dopo che sulla croce ha partecipato al suo sacrificio, dopo che ha cooperato con lui all'opera della redenzione, dopo che l'ha vista così vicina, così fedele, ha detto, una madre del genere la do ai miei discepoli, non me la tengo per me, la regalo a loro. Ma state attenti, quando ce l'ha regalata, non ci ha fatto un regalo, mia madre, no, da quel momento la Madonna è stata madre della Chiesa qui sulla terra, cioè state tranquilli che gli apostoli non avrebbero, cioè gli apostoli, chi li ha tenuti insieme nello sbandamento, cos'è lo sbandamento, figlioli? Cos'è lo sbandamento? Del giovedì santo, venerdì santo, sabato santo e i giorni seguenti e subito dopo anche la predicazione degli apostoli che erano perseguitati, eccetera. Chi li ha tenuti insieme è stata la Madonna. Lei non fa notizia. Non fa notizia, ma è lei che ha tenuto insieme. Perché, ma questo fa sempre così. Io mi dico, se non c'era la Madonna in questi anni qui, poveri noi. Se in questi 50 anni non c'è stata la Madonna, poveri noi. È lei che fa. Ma dopo, quello che mi ha colpito è che dopo la sua assunzione in cielo, la Madonna veramente fa da madre a tutti gli uomini. Perché essendo assunta in cielo, ha la possibilità
di estendere la sua maternità a ogni creatura. Cioè, lei, cioè la sua condizione celeste, la sua condizione terrena, cosa poteva fare nella sua condizione terrena la Madonna? Poteva aiutare gli apostoli, poteva pregare per i discepoli, pregare per la Chiesa, pregare per l'umanità, non poteva fare di più. Sì, poteva fare qualcosina di più, come dice la tradizione che in bilocazione è apparsa San Giacomo e lì dove c'è avesso il grande santuario della Madonna del Pilar, no? Vicino a Saragozza in Spagna. San Giacomo è l'evangelizzatore della Spagna. Siamo nel 50-45 dopo Cristo. Quindi Gesù Cristo era morto da 15 anni e Maria era a Gerusalemme. È un'osservazione che fa Messori, questa ragione. San Giacomo a un certo momento è sulle rive del fiume lì, fiume Ebro credo, e io sono stato appunto lì a Saragozza. Era lì in grande sofferenza, scoramento, perché non riusciva nell'apostolato, gli apparsa la Madonna sulla piccola colonna, esortandolo all'apostolato, esortandolo a non stancarsi, a non deprimersi. Cioè, questo, a me di tutta questa vicenda qui mi ha fatto piacere che San Giacomo si era scoraggiato. Mi sono detto, meno male che si è scoraggiato anche lui, dico, mi consolo. Cioè, mi ha fatto piacere vedere un apostolo che voleva andare in pensione, no, e gli è apparsa la Madonna e gli ha detto non è ora. Sapeste a me quante volte me lo dice? Allora, non è ora, e l'ha incoraggiato, ma la Madonna gli è apparsa in bilocazione, dice Messor, ma ha ragione, perché lei era viva a Gerusalemme, si occupava della Chiesa, ma come poteva? Ma da quando è stata assunta in cielo, la Madonna si prende cura di ogni essere umano. È una cosa straordinaria. Cioè Dio, cioè la cosa straordinaria della Madonna è che Gesù ci ha dato sua madre, perché lei, dalla culla, dalla nascita alla morte, si prende cura di noi come si è preso cura di lui. Cioè Gesù vuole che la Madonna si prenda cura di ogni essere umano con la medesima sollecitudine, amore, dedizione. Così come si è preso cura di lui, deve prendersi cura di noi. E la Madonna, nella sua condizione celeste, è in grado di farlo e lo fa. Lo fa, lo fa, lo fa. Lo fa in un modo che noi neanche sospettiamo, neanche ci immaginiamo. Io dico, perché la gente, la domanda che faccio io, come mai la gente che va a Medjugorje torna tutta contenta? Perché stanno a fare le domande, sai, sapete che il diavolo ha i suoi seguaci, no? Si sa. E allora cominciano a fare questa domanda, io dico, faccio come Gesù Cristo. Io non rispondo mai alle domande provocatorie, dico rispondete alle mie domande. E dico, perché la gente che va a Medjugorje torna contenta? Ditemi perché. Eppure un viaggio difficile, un viaggio lungo, ci si stanca, si arriva là, non è che ci sia, diciamo così, la Basilica di Lourdes, la Basilica di San Pietro, non c'è, non, è un pellegrinaggio vero e proprio. Come la gente torna contenta? Mi si spieghi perché torna contenta? E dicono fanatismo, viva il fanatismo allora. Se il fanatismo guarisce in questo modo, il fanatismo, cioè, è come dire il mondo si è fatto, fanatismo è come dire che il mondo si è fatto per caso, non sono risposte. Mi si spieghi perché la gente torna contenta da Medjugorje? Io lo so il perché. Lo so il perché. Perché scoprono che hanno una madre, scoprono che la Madonna è viva e che c'è una madre che li ama. Questo è il motivo. Questo è il motivo. Perché se no le gioie effimere passano subito. Cioè il fanatismo non ti dà il sorriso, il fanatismo non ti dà la pace, il fanatismo ti dà la serenità di affrontare la vita, il fanatismo non ti dà il coraggio, il fanatismo è una forma di cecità, di irrazionalità. Allora gli dico, perché una persona che torna a Medjugorje torna contenta? Mi si risponda a questa domanda. Il motivo è molto semplice, perché lì uno scopre che la Madonna è madre,
Ma questa scoperta, che la Madonna è nostra madre, è la scoperta più importante che una persona possa fare nella vita. Guarda, io adesso, è una categoria giovanile, so che ci sono tanti giovani in ascolto. Vi dico, ragazzi, vi dico, fra vincere 1 milione all'Enalotto, che secondo voi vi permetterebbe di sposarvi, comprare l'appartamento, eccetera, 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 e scoprire che la Madonna è vostra madre, vi dico, è infinitamente meglio scoprire che la Madonna è vostra madre. Ma non solo per quanto riguarda, ma lasciamo perdere sul piano spirituale, non c'è, è ovvio che è infinitamente meglio, ma anche sul piano materiale. Perché, scusa, tu vinci 1 milione della lotto, prima di tutto lo possono fregare. Poi è una tentazione per cui tu lo puoi sperperare in che cosa. Poi i parenti ti saltano addosso e ti dicono sei un duro di cuore, perché questo c'ha questa malattia, questo c'è questo debito, questo qua. Allora, tu per preservare quel 1 milione lì devi tagliare i ponti con tutto. Dopodiché ha una brutta malattia, cosa ci fai? Vai negli Stati Uniti e dici, ah, una volta ho sentito dire, ah, ma almeno vado negli Stati Uniti a farmi curare. Ma dico io, perché Agnelli non va negli Stati Uniti a farsi curare? Non lo so, un po', dico, cosa vuoi andare a farti curare? Perché gli Stati Uniti sono immortali? Non so, sono immortali. Preferisco prendere un'aspirina qua, a questo punto. Ragazzi, tu, alla fin fine, di fronte a queste cose qui, c'è una sola via da percorrere. Chiedere alla Madonna la grazia. Chiedere alla Madonna la grazia. Cioè, se tu hai scoperto Maria come madre, è una madre che è fonte di amore, di luce, di pace, di gioia, di grazie infinite. Tu con la Madonna risolvi tutti i problemi. A questo riguardo vorrei fare una riflessione. Cioè, tu chiedi delle grazie alla la Madonna come madre. Guardate che è una cosa su cui non smetto mai. Io dico sempre alla Madonna, aiutami a capire che sei mia madre. Aiutami a capire quanto mi vuoi bene, aiutami a capire quanto fai, quanto vuoi, cioè bisogna chiedere che ti faccia capire questo, ti faccia questa grazia, perché la Madonna è un abisso di luce che non possiamo neanche immaginare. E non mi si venga a dire Gesù Cristo, ma no, perché Gesù Cristo è nella Madonna, è nella Madonna, è dove è stato concepito secondo voi, in clinica, Gesù Cristo è nella Madonna. Tu nella Madonna incontri Gesù Cristo, lei te lo dà, lei te lo dà, lei l'ha generato, lei l'ha portato nel grembo, lei l'ha generato, lei te lo dà. Gesù Cristo lo trovi nella Madonna, capito? Come diceva il Montfort, la Trinità dove la trovi? Nella Madonna, lei è il paradiso di Dio, è il paradiso di Dio. Dunque, gli chiedo alla Madonna di farmi capire la maternità, perché se tu hai capito questo, non c'è problema, anche i più angosciosi, perfino la morte di un figlio, ti dico. Non c'è nulla che non abbia la luce, nulla. E non c'è grazia che non ti conceda. Ma guarda, su questo punto qui, a volte anch'io ho avuto, diciamo, dei momenti di depressione, perché la Madonna ti fa esitare la pazienza. Gli chiedi una grazia e non te la concede. Oh, sembra sorda. Una sordera ben amministrata. E se Bernadette dice, la Madonna, dice amabilmente, no? La Madonna ama farsi pregare. Infatti, quando gli ha chiesto un nome, d'accordo che sapeva che era il prete, per cui la Madonna non era mica tanto d'accordo, cioè voleva dirlo lei senza l'ordine del prete. Ad ogni modo ha obbedito, però con calma. Difatti, Bernadette gli ha chiesto 3 volte chi era, 3 volte. Poi quando l'ha detto in un modo che non si può dire. Proprio ha ragione Mario quando dice la Madonna, quando ti ascolta, non ti ascolta, non mi ascolta come mia madre, è tutta diversa. E cioè, ha in un atto di umiltà aperto le braccia, poi ha alzato gli occhi al cielo, dicendo nella sua grandezza, nella sua gratitudine a Dio e nella sua infinita umiltà, ha detto io sono l'Immacolata Concezione. Come ha detto quella cosa e come la descrive Bernadette non si può descrivere. La Madonna ama farsi pregare, aspetto 3 volte, ogni volta sorrideva e non diceva. E così tu
tu gli chiedi una grazia importante, e lei ti sorride e sta zitta e non arriva. Uno dice, ma non arriva. E io ormai mi sono abituato. Per cui io mi sono talmente abituato che le grazie le chiedo, neanche mi occupo se lo dice o no. Non mi occupo più. Però quando ci penso vedo che le sono dite tutte. Veramente vi do questa testimonianza, ve la do con tutto il cuore. La Madonna, cioè quello che dice San Tommaso, non si è mai udito al mondo che alcuno ricorrendo al tuo patrocinio sia stato, cioè che ogni grazia, capito, come dice Dante, no? Che chi vuol grazia a te non ricorre, sua desianza vuol senz'ali, cioè la Madonna si ascolta sempre. Io do questa testimonianza, che è vera, la Madonna si ascolta sempre. Si ascolta sempre. È come quando i bambini chiedono delle cose alla mamma, no, per esempio, chiedono i regali di Natale e chiedono delle fesserie. Cosa fa la mamma? Vediamo un po' questi bambini di cui hanno bisogno e li compra i regali di cui hanno bisogno, magari molto più costosi e molto più belli. Vero? Così fanno le mamme. La Madonna ti ascolta sempre. Ti ascolta sempre, ti dà le grazie, quelle che tu, di cui tu hai bisogno, e non sempre quelle, e non sono sempre quelle che tu chiedi. Per esempio, vi ricordate cosa ha risposto la Madonna a Lucia, no? Che alcuni avevano chiesto la guarigione, alcuni malati attraverso Lucia avevano chiesto la guarigione. Lucia lo dice alla Madonna, la Madonna dice, sapeva già, perché il Padre Eterno attraverso Gesù Cristo, appena la Madonna parla, già è esaudito, sa già prima. Dunque la Madonna gli risponde, dunque alcuni guariranno, ha detto nessuno. Sapete perché? Perché la Madonna conosce il detto napoletano, passata la festa gabbatum santu. E cioè, se ti ascolta subito, tu non preghi più. Se ti ascolta subito, non preghi più. Ti dimentichi. Allora lei ha bisogno che tu preghi perché tu cresca. Allora mi ha detto, alcuni guariranno durante l'anno. Ad altri non concede la grazia della guarigione perché Dio non si fida di loro. Perché avrebbero usato la guarigione per peccare e per andare all'inferno. Ma è fuori discussione, vi assicuro che è fuori discussione, che la Madonna ci ascolta sempre, per cui noi dobbiamo solo preoccuparci di chiedere nella luce dello Spirito Santo, nella luce, sempre subordinando alla sua sapienza, sempre subordinando al suo discernimento le grazie che chiediamo, e poi state tranquilli che la Madonna le dà tutte. Anche quando sembra che non le abbia date, le dà. Poi scoprite che grazie vi ha dato, scoprite il modo in cui vi ha risposto. È una cosa incredibile. Non esiste. Non esiste che si chieda una grazia con fede e che la Madonna non ci dia una grazia anche più grande. Non esattamente a volte quella che noi chiediamo, ma qualcosa di meglio ancora. Qualcosa che ci sia veramente utile. Sempre lo fa. E se qualche volta ci lascia la malattia o ci lascia la prova, è perché la malattia, la Madonna ci dà la grazia di scoprire che la malattia è una grande grazia. Capito? La Madonna ci dà la grazia di scoprire che la malattia è una grande grazia. Ma tenete tranquilli che ci ascolta sempre, con la sua sapienza, col suo amore. Allora dico ragazzi, la più grande grazia che possiate avere nella vita e scoprire che avete Maria come madre. Perché la vita è una navigazione, ma sapeste quanto è pericolosa. Quanti pescecani e quante orche ci sono. È una cosa incredibile. È facile sbandare, è facile perdersi, è facile annegare, è facile andare all'inferno.
non è poi così difficile andare all'inferno, perché ci entriamo nell'oscurità, entriamo nella seduzione, entriamo nell'accecamento, viviamo degradati, facendo il male. Ma vedete quanto male? Ma vedete che la mamma ha detto, ma quando la gente mi giocava, diceva, 4 ore al giorno di preghiera. La gente era incavolata, Perché 3 rosari, la Santa Messa, l'adorazione, dice, bisogna pregare almeno 4 ore al giorno. La Madonna rispose, guardatevi in giro e vedete quanto è quanto grande il peccato nel mondo. Questo ha detto, guardatevi in giro e vedete quanto grande il peccato nel mondo. Allora, la Madonna ci ascolta sempre, questo è, non c'è, vi assicuro che non c'è possibilità che la Madonna ci ascolti, che scoprire che la Madonna è madre è la più grande grazia che si possa avere nella vita. Perché poi la Madonna ci prende, perché il vero problema non è che il fatto, cioè lei, la madre, la fa in un modo incredibile. Il problema è che noi la accogliamo come madre, la accettiamo come madre, la facciamo entrare nella nostra vita. Ma sapete, questo qui non è mica una cosa facile, Guarda che uno, guarda Giovanni Paolo II è forse l'uomo più grande del secolo è stato. Ma lui cos'è che era un povero diavolo fin fine? Era un ragazzino, un giovane senza padre, senza madre alla fin fine. Era un orfano, senza niente. Cioè era un poveretto, la Madonna ne ha fatto un capolavoro. Un capolavoro, una luce universale come mai c'è stata. Una luce così universale. Mai se è accaduto che davanti alla sua bara ci fossero tutti i grandi del mondo, di tutte le religioni. C'erano tutti, perfino tutti i musulmani schierati c'erano. Una cosa incredibile. E chi ha fatto di quest'uomo uno strumento di salvezza e di luce? La Madonna. Ma perché l'ha potuto fare? Perché si è affidato a lei. L'ha accolta come madre. E c'era una parte, diciamo così, di noi, preti, eccetera, che guardava quel pietismo quasi infantile, capito? Dice, lo compativa, capito? Lo compativa. Cioè, ancora nella Chiesa c'è una parte che vede con fastidio la devozione mariana, che vede con fastidio l'amore per la Madonna. Ma vi dico che perché allora i grandi papi, perché allora Paolo VI ha detto chi non è mariano non è cristiano, ma l'ha detto un papa intelligente, l'ha detto, mica un papa devoto, l'ha detto un papa che era un luminare dell'intelligenza di quei tempi, ha detto chi non è mariano non è cristiano. Come si può, quindi, vedete che c'è ancora una durezza, La Madonna, sì, come se fosse, c'è un protestantesimo diffuso, anche all'interno della Chiesa Cattolica, ma questo è un male. È un male per le anime. Perché? Perché dov'è la radice di questo male? La radice di questo male è che non si capisce la grandezza del dono che Dio ci ha fatto. Guarda che Dio, dandoci la mano, ci ha fatto un dono immenso. Stasera ho cercato di spiegarvelo. Ci ha fatto una creatura vivente che era come noi eravamo prima del peccato e come noi saremo in paradiso col suo corpo glorioso anche noi, come lei. Cioè Gesù in Maria ci fa vedere il nostro destino. Saremo tutti come lei e con lei a imitazione di Cristo risorto, partecipi della gloria della sua resurrezione. Qual è lo sbocco della nostra vita? È una cosa seria. Hai capito? È una cosa, non è una promessa campata per aria la vita eterna. La vita eterna c'è già. In Maria c'è la vita eterna che noi tutti condivideremo col corpo glorioso. E le apparizioni mariane hanno un valore immenso perché dimostra che il cristianesimo non è un'ideologia, non è una dottrina, non è una pratica, capito? Il cristianesimo è l'umanità salvata, capito? È l'esistenza umana salvata dalla morte. Quello è il cristianesimo. È l'esistenza umana in comunione con Dio, piena di Dio, resa partecipe della natura divina. Qual è il cristianesimo? Per cui io dico la verità, è l'unica persona che non mi annoia la Madonna. Perché tutte le altre sono mortali. Tutte le altre sono mortali. Ciò che siete immortale viene da chi? Viene da Cristo attraverso di lei.
Per cui è l'unica persona che non mi stanca mai. Quando devo pensare a qualcosa, scusate, io, noi di giorno lavoriamo, se devo pensare a qualcosa, secondo me a cosa devo pensare? Cosa devo pensare? Devo pensare a che cosa? Dico, cioè, se penso a qualcosa di umano, non so come dire, mi sembra di essere come sempre nel non essere. Se penso a qualcosa di questo mondo, mi sembra di essere un ramo staccato dall'albero. Cioè, quando vivo, o penso a Dio, a Cristo, a Maria, e allora mi sento un ramo vivo, un tralcio vivo, in una pianta viva. Perché? Perché? Perché quella è la vita. Quella è la vita. Se penso ad altro, cosa c'è d'altro? Cosa c'è d'altro? Vanità delle vanità, tutto è vanità. Polvere, capito? Cadaveri, non senso, vuoto, disperazione. Fuori c'è questo. Fuori di Dio, di Cristo e della Madonna, c'è il non senso, c'è il vuoto, c'è il nulla, c'è la morte, c'è la chiacchiera, c'è il frastuono, c'è, non so come dire, qualcosa che a me non interessa. C'è una gran patumiera. Fuori di Dio c'è una gran patumiera. Come si fa a vivere in questa patumiera? Io non lo so. Come fanno gli esseri creati da Dio, capaci di Dio, vivere come polli che beccano la patumiera tutto il giorno? Io non lo so. Noi dobbiamo mangiare Dio tutto il giorno. Mangiare Dio tutto il giorno, Dio che è nel nostro cuore. Cioè, noi dobbiamo passare la giornata a dire: Gesù, credo in te, Gesù, ti amo, Gesù, facciamo questo. La Madonna vive così la sua giornata. La viveva, la vive e la vivrà così. E noi dobbiamo fare la medesima cosa. Allora siamo tralci uniti alla vite. Siamo nella vita. Siamo vivi. Siamo contenti, siamo felici. Se no, siamo rami che pian piano seccano e muoiono. Allora, qui finiamolo, se no... finiamolo perché... Dunque, il cristianesimo è bellissimo. C'è qualcosa di appassionante. È la vita. Il cristianesimo è la vita. È la vita. Allora, no. Allora, poi togliono il crocifisso dai muri. Tolgono la vita dai muri. Che accecati. Zombie. Robot. Vuoti. Mi dispiace perché sono nostri fratelli. Perché Dio li ha creati perché fossero felici e vivi. E invece sono zombie in balia del diavolo, che li prende in giro, che succhia loro la vita, che succhia loro l'anima. E allora avviciniamoci alla festa dell'Immacolata, questa figura splendente, è nostra madre, piena di grazia, piena di amore. Facciamoci abbracciare dal suo amore. Le sue sì che sono mani tese, mani d'amore le sue. Facciamoci abbracciare da Maria Santissima. Facciamoci rivestire della sua santità, della sua bellezza, della sua grazia. Accogliamo il suo amore materno. Cogliamo anche la sofferenza che c'è sul suo volto per i figli che si perdono lontani da lei. Facciamoci ravvivare dal suo sorriso e attraverso di lei, con la fiducia in lei, state tranquilli che si va in paradiso. State tranquilli che chi è devoto alla Madonna va in paradiso al 100%. Chi segue lei va dove lei, va con lei. E poi io dico sempre, quando si va in paradiso, ragazzi, bisogna essere furbi. Si va in paradiso con la Madonna e poi quando Gesù dice dove sono i tuoi meriti, tu dici il portafoglio ce l'ha lei, il biglietto d'ingresso ce l'ha lei. Ci rivestiamo della santità di Maria, della sua santità ci rivestiamo. Allora, con questo noi abbiamo concluso, vi auguro una bellissima festa dell'Immacolata, vi auguro la grazia di scoprire in questi giorni la Maria, nostra madre, la sua bellezza, la sua grandezza, la sua presenza, il suo amore che ci accompagna nel grande pellegrinaggio della vita. Ragazzi, se avete scoperto la Madonna, vi dico, avete scoperto il tesoro, avete scoperto il più grande aiuto che possiate avere nella vostra vita.